Selvaggia Lucarelli, faccia a faccia con Barbara D'Urso, basta che non conduci più. Lucarelli, continua con il ballo, basta che non conduci più. Alla fine, dopo 3 ore di trasmissione e continue interruzioni per mostrare al pubblico spezzoni di video oltre alla presentazione ufficiale in studio, è scesa in pista Barbara D'Urso. Ex volto Mediaset che ha accettato di calarsi nei panni di ballerina per una notte dietro un generoso compenso e per poter assaporare un'altra volta il brivido della diretta. Ma cos'è successo con Selvaggia Lucarelli? Quest'ultima ha così parlato stasera a Ballando con le Stelle. Continua con il ballo, ma basta che non conduci più. Finirai per prendere il posto di Millio Matano? Ovviamente lo scambio non è finito qua. Barbara D'Urso potrebbe tornare in televisione? Il faccia a faccia tra Selvaggia e Barbara è stata tra le cose più gustose mai successe a Ballando con le Stelle e il motivo è molto semplice. Le due non sono mai andate d'accordo, la seconda ha querelato la prima diverse volte, e infatti ha esordito chiedendole da quante querele non ci vediamo? Con la pronta risposta quante cose c'erano da querelare? Selvaggia stasera ha provato a chiedere a Barbara se avesse delle cose da dire su perché tutte le reti hanno il terrore e quando quest'ultima ha fatto presente di non aver parlato male di nessuno, e di non aver preso il posto di nessuno, ha fatto intendere che prima o poi potrebbe tornare a condurre. Peccato che lo dica da 2 anni e non sia mai successo. Selvaggia ha continuato con una battuta, finirai per prendere il posto di Millio Matano. Milli finisce a condurre Questioni di Stile con la Gregoraci. Ballando con le Stelle, Barbara e Matano si incontrano. Selvaggia ha salutato Barbara D'Urso, questo è sicuro, come è sicuro che stasera non abbiano fatto proprio pace. La Lucarelli in questa edizione di Ballando con le Stelle sta dimostrando di essere in gran forma tanto che ha scherzato con Milly Carlucci dicendole che dietro le quinte ha un team di avvocati e che per nulla al mondo avrebbe parlato della nipotina di Barbara D'Urso, non ne ha per la seconda volta, al posto di tutto il resto. Intanto Barbara ha potuto incontrare Alberto Matano e i due si sono elogiati a vicenda dicendo che è stato un onore essere dirimpettai, grati di averlo fatto sempre con rispetto. La giuria ha premiato la sua esibizione, ma il pubblico ha davvero sentito la sua mancanza in televisione?